Bettinari, lei oggi torna a riaccendere una luce sul distretto sanitario della ASL di Pescara Sud, denuncia delle criticità, delle inefficienze che poi si ripercuotono sulla cittadinanza, sull'utenza. Sì, intanto parliamo del distretto sanitario di base di Pescara Sud, che abbraccia un'utenza di 70.000 persone, quindi immaginate, è il più grande e più importante di Pescara. Questo è un distretto gravemente fatiscente, intanto insiste su un immobile di proprietà privata, quindi la ASL paga un affitto importante, nonostante ha un distretto realizzato nuovo in via Rio Sparto, chiuso, lasciato così, e noi chiediamo il trasferimento immediato per risparmiare l'affitto e soprattutto per andare in locali idonei e adeguati, quindi da via Rieti a via Rio Sparto. Inoltre qui abbiamo trovato situazioni di grave fatiscenza, muri scrostati, termosifoni scrostati, fili volanti dappertutto, abbiamo situazioni a stanze molto anguste, piccole, ma la cosa ancora più grave è che manca la strumentazione di tecnologia adeguata, nuova. Abbiamo due ecografi, di cui uno vecchio e uno vecchissimo. Quello vecchio è stato sostituito dopo le mie denunce, ma io chiedevo un ecografo nuovo, hanno portato un ecografo usato. Cosa significa avere gli ecografi così? Significa non mettere nelle condizioni gli specialisti di poter operare in maniera adeguata. Non sono digitalizzati, significa che lo specialista del distretto non ha la possibilità di interrogare la dimissione del paziente, vedere la cartella clinica, il fascicolo sanitario elettronico del paziente e poterlo prendere in carico per dare anche una cura adeguata. Tutto ciò va a depotenziare la medicina territoriale. Qui è stato trasferito anche la diabetologia, l'endocrinologia dall'ospedale di Pescara, è stato messo qui al quarto piano, quindi gli anziani, gli invalidi, immaginate, nei giorni feriali devono arrivare qui, non trovano parcheggio perché non c'è parcheggio e devono salire fino al quarto o quinto piano con tanti disagi. La medicina dello sport in via Pesaro, mancano i termosifoni, quindi gli operatori sono completamente a freddo con qualche stufettina. Tutto ciò che comporta che poi, non funzionando la medicina territoriale, il più grande fallimento, i cittadini sono costretti ad andare in imbuto all'ospedale di Pescara, va al collasso il pronto soccorso, vanno al collasso i reparti e sappiamo quello che succede. Quindi potenziare la medicina territoriale, i distretti sanitari di base, significherebbe risolvere veramente di grandi problemi della sanità. Questo è il più grande fallimento del governo della sanità da parte del centrodestra regionale.